Bella a tutti e bentornati sul mio canale, sono Federico e in questo video vi mostro e vi presento l'episodio 2 di Outfit Battle. Per rispettare le tempistiche esatte che vi avevo annunciato nel primo round, non ho fatto in tempo a registrare il video anche con la telecamera poiché al momento sono in viaggio, però appunto spero apprezzerete il mio impegno per portarvi questo video in tempo. Vi ricordo che l'Outfit Battle è un format sul mio canale di video in cui i partecipanti, tutti possono partecipare, si sfidano con i loro outfit di abbigliamento streetwear. Vi ricordo che tutti possono partecipare, basta postare il proprio outfit nel proprio feed di Instagram e taggare il mio nome, quindi @Barengo1 e l'hashtag BarengoOutfitBattle. Ora vi lascio sia il tag che l'hashtag in sovraimpressione qui nel video in modo che ve lo ricordiate. Alla fine di questo episodio vi dirò chi, nella puntata scorsa, ha vinto il round. Vi ricordo che c'erano 5 persone e ce ne saranno altri 5 in questo round di oggi. Poi molti di voi alla fine del video scorso mi avete consigliato tra i commenti di non effettuare più la votazione scrivendo il nome del partecipante che volete far vincere tra i commenti, ma di utilizzare il sondaggio che si può inserire alla fine di ogni video di YouTube. Quindi per voi sarà facilissimo votare il vincitore in questo video. Troverete in alto a destra del video, in un angolino, una I con un cerchietto attorno. Ci cliccate se siete sul PC o ci premete sopra se siete al cellulare e vedrete i nomi dei 5 partecipanti. Voi selezionate quello che volete far vincere per questo round e poi mettete vota. E ora, dopo avervi spiegato questo nuovo metodo di votazione, passiamo ai nuovi outfit. Allora, come primo partecipante di questo round abbiamo Matteo Marangoni, trovate qui accanto la foto del suo outfit. Ora commentiamo questo primo outfit e poi passiamo agli altri. Matteo qua indossa dei pantaloni che possiamo definire khaki, abbastanza larghi. Ai piedi porta delle Adidas Nike, quelle con la suola in boost. E come top ha una felpa molto flashy, possiamo dire, una degli ultimi drop di Palace, quella con questa scritta Palace Jeans in colore rosa e con due strisce che appunto racchiudono la parola Palace Jeans, una sopra che è blu e quella sotto che è verde. Bello anche il setting dove ha deciso di scattare questa foto, ovvero davanti a questa saracinesca nera con la scritta No Parking. Passiamo poi all'outfit di Jams, scritto con 3A, l'username. Jams è andato sul total black, arricchito però da alcuni sprazzi nel colore arancio. La maglietta è infatti con la scritta Revenge di colore arancione, il pantalone con una tasca addizionale sul davanti, chiuso da una zip incorniciata anch'essa dal colore arancione, poi dei calzini di color bianco, ottimi per spezzare il sotto nero e le scarpe anch'esse nere, e le scarpe appunto si tratta di Nike Soft Dart customizzate con dei dettagli arancioni con le zip, che a mio parere riprende un po' l'ondata di customizzazioni sulle sneakers che sono uscite dopo la release dell'anno scorso del Nike Presto per acronym, quando appunto sono state arricchite con delle zip addizionali. Terzo outfit si tratta di quello di Riccardo Rosso 2708. Riccardo per questo outfit ha scelto dei pantaloni skinny con sotto delle sneakers di Gucci che sono le Ace. Questo modello di Gucci Ace si può dire che è il più classico, quello più tradizionale, con sui lati il classico tricolore Gucci verde-rosso-verde. Come sopra ci sta la Fail Park logo di Supreme in collaborazione con Louis Vuitton, questa rossa rilasciata quest'estate. Ed infine l'outfit si chiude con una sottile collana dorata che appunto fa contrasto col rosso della felpa. È il turno del quarto outfit, ovvero quello di Matteo Mambretti. Matteo in questa foto ha scelto benissimo lo spot che si abbina perfettamente con una delle ultime felpe rilasciate da Supreme, ovvero quella in collaborazione con Aesthetic Glamour. Inoltre per questa foto porta con sé una bottiglietta di Pepsi perché appunto il logo della Pepsi si abbina perfettamente al logo con la scritta Supreme della felpa. Ci sta poi un cappellino bianco con una scritta che sembra un messaggio di Facebook con scritto sopra I miss you, dei pantaloni in cotone bianco ed infine delle Vans Old School customizzate con un motivo floreale. Infine, per l'ultima foto di questo round di Outfit Battle, troviamo Jax JX Ness, con due S finali. Jax per questo outfit ha indossato una maglia a maniche lunghe della collaborazione fra Off-White e Moncler, quella che presenta il logo con le quattro frecce di Off-White sul retro e mentre sulle maniche il logo con le diagonali. In più, sulla manica sinistra ci sta il tipico logo gommato giallo di Moncler. Per quanto riguarda i pantaloni, sono di colore grigio, con un leggero check, quindi questa griglia di colore nero appena visibile. Anche sulle sue sneakers trovano un dettaglio sul retro di pelle in color grigio e si tratta di Golden Goose, che sono quelle scarpe, quelle sneakers in pelle, spesso distressed, quindi rovinate, con trattamenti speciali che le rendono quasi usurate e vissute. Dunque, che dire, adesso ho finito di commentarvi tutti gli outfit, dicendovi anche cosa indossavano i ragazzi in questione. Vi ricordo che questo episodio di oggi è il secondo dei primi round di questa Outfit Battle, prossimamente verranno altri due round, poi ci saranno le semifinali e infine la finale. Però torniamo adesso a parlare degli outfit del round precedente e vi dirò chi è stato il vincitore. Nella top 3 del round precedente dell'Outfit Battle troviamo Virgilio Pederzoli, Davide Maestrutti e Lorenzo Biggi. E adesso vi dico quanti voti ognuno di essi ha ricevuto. Davide Maestrutti 77 voti,
Lorenzo Biggi 76 voti e Virgilio Pederzoli 121 voti e si conferma il vincitore dunque del round precedente. Quindi complimenti Virgilio per la vittoria nel round precedente, sei stato quello che ha ricevuto più voti nei commenti dalle persone e dai miei iscritti. Passi ai quarti di finale e quindi dovrai fare un round uno contro uno con un altro dei vincitori di questi round eliminazione con 5 persone e dovrai portare un nuovo outfit per quel round di semifinale, quindi postalo su Instagram, metti il tag e l'hashtag. Siamo arrivati alla fine di questo episodio di Outfit Battle, spero vi sia piaciuto e che vi continui a piacere questo format. Mi raccomando, mi fate sapere il vostro pensiero e cosa ne pensate di questo mio episodio qua sotto nei commenti e mi raccomando votate nella poll di YouTube che trovate sul video cliccando nel riquadro con la i e il cerchietto intorno, scegliendo chi volete che vinca questo round e mettendo vota. Noi ci vedremo in uno dei miei prossimi video, mi raccomando state sempre qua aggiornati sul mio canale e sul mio Instagram. Se non mi seguite su Instagram mettete il follow, trovate il link qua sotto, lasciate un like, un commento e ricordate di iscrivervi sul mio canale se non l'avete già fatto. Da Federico questo è tutto e bello a tutti.